Questo è tutto, fuorché una guerra lampo. Qui dall'alto vedete l'immagine di Mariupol a un mese dall'inizio del conflitto. Nella città che affaccia sul Mar d'Azov ci sono 100.000 persone in trappola, bloccate, senza possibilità di fuga, in attesa di un corridoio umanitario. Secondo le autorità ucraine oggi dovrebbero aprirne 7, ma Mariupol è esclusa. Anche a Kiev continuano a cadere bombe. Nelle ultime ore sarebbero stati colpiti alcuni quartieri residenziali e un centro commerciale. A Kharkiv in 4 settimane sono stati bombardati oltre 1.000 edifici. I numeri dell'ONU parlano di quasi 1.000 vittime dall'inizio del conflitto, cifre ufficiali ma sottostimate. È un massacro dalle dimensioni molto, molto più ampie. Più di 3 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina direzione Europa. Le immagini che state vedendo si riferiscono ad alcune esplosioni avvenute stamattina nel porto di Berdyansk, nella regione di Zaporizhia. Secondo la marina militare ucraina, una grande nave russa è stata distrutta. Berdyansk, anch'essa sul Mar d'Azov, è stata occupata dalle truppe russe il 27 febbraio. Altri incendi sono divampati nella cosiddetta zona di esclusione di Chernobyl, controllata dai russi. Nella tarda serata di ieri, come riferito dal capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la maggior parte dei roghi è stata domata. Colpi di artiglieria nella notte anche contro il porto di Odessa. Mosca dice di aver distrutto in sole 24 ore 86 obiettivi militari. Le autorità ucraine, dal canto loro, denunciano la morte di almeno 4 persone, compresi 2 bambini, per le bombe al fosforo utilizzate dai russi nella regione di Luhansk. Anche qui, purtroppo, il numero delle vittime potrebbe essere più alto. Ma la resistenza ucraina continua, anzi, secondo il sindaco Klitschko, le forze di Kiev sono riuscite a riprendersi quasi tutta la città di Irpin, a nord-ovest della capitale.